appena arrivato dalla palestra, devo mettere le cose un po' a lavare. Tra l'altro, mi sa che le cose fuori si sono anche asciugate, perché poi è venuto un minimo spiraglio di sole, ancora poco, però magari quanto basta per aver sistemato tutto. Allora, metto questo a lavare, poi, anzi, prima di quello, mi sono arrivati i lavori, quelli da fare dagli youtubers. Quindi adesso mi devo mettere sotto, fraccare e scaricare il tutto. Lo facciamo subito, così poi mi metto a fare le mie cosine mentre si scarica. Ah, mi serve l'hard disk. Ecco qua. Uno, due... 9744, basta, devo scaricare solo il file 9744. Praticamente questo canale YouTube tratta principalmente di ecosostenibilità in tutte le sue forme, e questi due youtubers fanno una specie di, chiamiamolo, telegiornale, dove una volta a settimana raccontano una quindicina di storie. Quindi a noi editors girano queste storie, noi dobbiamo editare, aggiungere le immagini, quelle di repertorio, quindi se stiamo parlando, che ne so, di pannelli solari, cercare online un video di pannelli solari e piazzarcelo sopra. Poi generalmente io utilizzo anche un programma che si chiama After Effects per fare tipo degli effetti un pochino divertenti, perché magari vi farò vedere degli esempi, ma generalmente è incentrato nel mondo Tesla. Poi ci sono delle storie che sono al di fuori di questo, e al di fuori di Elon, diciamo, per questo motivo mi tocca sempre generare delle immagini di lui abbastanza accattivanti. Ah, tra l'altro sono già le 7:30, quindi magari sarebbe cosa buona e giusta che mi mettessi a pensare qualcosa da cucinare. Magari potrei farmi degli hamburger stasera, e poi, finita la cena, mi metto a lavorare. Potrebbe essere la soluzione. Tra l'altro, oggi straridere, sono andato a fare aperitivo con questa mia amica, e arriva un cameriere, cioè ordiniamo, cioè appunto arriva un cameriere con dei taralli, ma immagino, dai, li darà noi, no, li mette tutti in fila e li dà un'oca, un'anatra che si metteva lì a mangiare per provare a deglutire. Faceva straridere e abbiamo dovuto chiedere noi qualcosa da mangiare, da, insomma, sgranocchiare anche per noi, perché sennò lo dava solo all'anatra. Io devo un cosetto. Sì, dai. Scusami, c'è un qualcosa da sgranocchiare, tipo due taralli, patatine? Grazie mille. Mamma mia. Bellissima. Guarda come deglutisce. Che ridere. E poi sono andato in palestra e sono stanchissimo. Sì, stasera mi posso fare degli hamburger con le patate. Magari è una settimanina che non mi faccio le patate. Non le ho ancora preparate, o meglio, le ho appena tagliate, solo che di solito per farle buone vanno tagliate tipo il pomeriggio, la mattina, quando volete, per la sera, o comunque lasciare qualche ora che riposino, si rilassino, siano predisposte, diciamo. Il problema è che io oggi non ci ho pensato, quindi oggi impareremo una nuova tecnica al posto di utilizzare la friggitrice d'aria, ma lo faremo in pad... L'ho beccata, la stronza, vediamo se si vede, la stronza l'ho beccata, e... Imparate, che succede anche voi! Facciamo in padella e vi insegno una tecnica che... mi insegno questa tecnica che ho imparato. 2. Boh, non avete ancora imparato. Quando vivevo in Francia, i miei amici e le mie amiche mi chiamavano il re delle patate. Tu vai a pensare, chissà cosa, in verità è perché facevo un sacco di patate, costavano poco, le cucinavo, ho imparato delle tecniche incredibili. E oggi ve ne insegno una. Partiamo col prendere una padella. Di solito faccio tocchetti piccoli, solo che stavolta per questa tecnica bisogna farli grandi. E per farli grandi adesso la dimensione è più o meno così, abbastanza grandi rispetto a quello che farei io di solito. E continuiamo. Poi, francamente, queste sono patate di montagna. Quindi non sono proprio perfette, cioè hanno un po' delle imperfezioni, ma
Va benissimo così. Una volta tagliate le patate, le andiamo. Vi faccio vedere. Vediamo se mi prende. Ok, boh. Una volta tagliate le patate, ci sono varie tecniche. Io oggi utilizzerò una, la più semplice, così anche un cretino può imparare a fare le patate in padella. E questa tecnica vi permette di cucinarle senza aver prima. Senza averle fatte bollire prima, fatte asciugare, no, così verranno perfette di loro. Quindi mettiamo le patate belle grandi qua dentro. Adesso attenzione, per questa quantità potevo tagliarle anche un po' di più, ma cioè, dai, questa così pasporta. Mi raccomando, ragazzi, non tagliate mai dentro la padella. Perché sennò la padella si può rovinare. Io adesso non ho voglia di tirarle fuori, quindi facciamo così, così perfetto. Partiamo, ricetta. Un bicchierino d'acqua, non del tutto pieno, questo sarà 100 ml, secondo me, indicativamente, così. Poi olio. Un po' di olio sopra, così. Non serve troppo, non le facciamo fritte. Sale grosso. Sale grosso, bene. Sale fino, una spolveratina sopra, bene. Poi qua sarebbe da mettere anche delle erbette. Io ho già un insaporitore di patate, però ora che ho piantato il basilico, il rosmarino, ma guarda. 3 su 3. E ora che ho piantato il rosmarino in giardino. Potrei utilizzare quello, anzi, facciamo così. Vado a prendere quello. Voi state lì. Uno stecchetto va più che bene. Sì, dai, potrei prendere anche di più, ma teniamo così. Lo laviamo un pochino, giusto per dare una risciacquata a ambo i versi. Mo, qua, sopra. Fuoco al massimo. E facciamo andare. Facciamo in modo che tutte le patate siano proprio immerse in questa 100 ml d'acqua. Boh. Nel frattempo, come al solito, pulite il vostro piano di lavoro. Sembra un po' la nonna rompicoglioni, ma fa la differenza avere pulizia e ordine mentale. Questo non serve più. Questo non serve più. Quello delle patate possiamo anche metterli. Poi prendete il vostro hamburger. Io per la prima volta dopo non so quanto tempo ho deciso di prendere hamburger di tacchino, visto che prendo sempre quello di manzo. Sempre quello di manzo. Stasera mi voglio sentire un pochino più leggero. 4. Sì, 4. No. Ok. Oh, 5 stecchite. Prendete i vostri hamburgerini, adesso li andiamo un pochino a insaporire. Ci mettiamo giusto un pelo di olio sopra. Voi da lì non mi vedete, mi tocca mettermi qua. Ci mettiamo giusto un pelo qua, pelo lì. Ok, passatina da ambo i lati. Allora, l'ideale sarebbe utilizzare quello che faccio io di solito è tutte queste spezzette da giardino, però adesso non ho voglia e c'è un insaporitore di carne. Arrosto e alla griglia. Un tot così, adesso con l'olio lo andiamo bene a spalmare da ambo i lati. Ok, ora che sta bollendo dobbiamo mettere un coperchio. Dobbiamo mettere un coperchio e lasciarlo. Sì, e lo lasciamo andare col coperchio, sempre a fuoco alto. Un paio di settimane fa sono andato a una grigliata. E il mio compito era, vabbè, oltre a accendere il fuoco,
ho gestito la parte delle costine, sono venute buonissime, le ho fatte marinare la sera prima, magari ci farò un video riguardo la prossima grigliata che facciamo qua. Spettacolari, spettacolari, proprio l'osso si staccava solo a chiederglielo. Ora che sta bollendo, dobbiamo sempre tenere alto, è quello che andremo a fare noi, aspettiamo che l'acqua evapori, quando l'acqua evaporerà, togliamo il coperchio e mettiamo fuoco medio e lasciamo andare, si può aggiungere un filo d'olio se necessario. Adesso noi andiamo un pochino a girare queste patate in modo che tutti i lati tocchino l'acqua in modo omogeneo. Ok, l'acqua è quasi evaporata del tutto, adesso noi con la padella, non ce la faccio, prendete una spatolina. Roba. Prendete una spatolina e andate a muovere un pochino le patate, a staccarle se si sono attaccate. Muovetele un pochino. Qua potete aggiungere anche un filo di olio volendo. Ora dovete abbassare il fuoco, appunto che tutta l'acqua è evaporata, come vi dicevo. Ok, qua potete aggiungere, giusto come dicevo, un filetto di olio. Filettino che adesso noi spostiamo così tutte le patate se ne prendono un pochino e non litigano per ancora qualche minuto. Cioè, se voi volete la crosticina dovete farla andare sul fuoco per lato, lasciare un paio di minuti a lato, poi girare e continuare così. In questo modo verrà in modo omogenea questa crosticina, che è quella lì in marroncina che vedete. E lì sono spettacolari le patate. Potete anche aggiungere della paprika, del peperoncino, se vi piace aggiungere un po' di pizzico alla vita. Salse consigliate, ovviamente maionese, per le patate direi maionese o il ketchup, però il ketchup è più, ti direi, per le patatine fritte. Maionese per le patate al forno. Importante non farle attaccare alla padella. Rosmarino, santo Dio! Dicevo, rosmarino una certa l'ho buttato. Mi brucio così. Nel frattempo, noi potremmo anche già tagliare i pomodori, giusto perché la mia dieta è molto equilibrata e l'unica verdura che mangio attualmente sono i pomodori. Ok, qua potrei anche del tutto bloccare, perché patate diciamo che sono pronte. Ok, immaginatevele nel piatto, però queste sono le patate e sono molto juicy. Magari mettiamo il pane adesso nel forno, lo lasciamo andare qualche minuto. Prendiamo la salsina e ci siamo. No! Ho fatto tutto il discorso che ci va la maionese e l'ho finita. Ma porca. C'ho il ketchup almeno. Sì. Ho la salsa burger, ok, per gli hamburger top questa. Ketchup è la salsa perfetta per le patate. Mai pensato il contrario. Allora, pomodorini e hamburger di tacchino con la salsa barbecue. E queste sono le patate. Ragazzi, c'è un motivo se mi chiamavano ragazzi delle patate, perché queste sono veramente eccezionali. Ragazzi, ricordatevi che ogni giorno esce alle 11 l'episodio, quindi mettetevi la sveglia tutti i giorni alle 11, mi trovate qua in questo canale. Però dobbiamo assolutamente prenderci qualche minuto per parlare di Matteo Falcinelli. Finito di mangiare, ora mi metto ad editare il video, magari faccio un hyperlapse e noi intanto ci vediamo domani. Ecco, vi do un piccolo esempio di quello che sto facendo, è una piccola storia su un aggiornamento software di Tesla e adesso ho dovuto aggiungere qualche effettino e loro vogliono tipo sempre dei jokes, degli scherzi qua e là sparsi, quindi mi tocca fare ste cagate. Elon said, actually smart summon and banish, which is auto park, with no one in the car coming soon. I love that he calls it banish. Yeah. Go park Go! yourself! Get out of here! Yeah! You're banished! So in that case, it would fully self-drive. Insomma, avete capito lo stile. Detto questo, io ho finito di fare il loro video. Adesso devo montare questo video. E poi vado a letto. Sono già 2 ore abbondanti che sono qua. Grazie di aver visto questo video. Mettete mi piace, commentate, numerosi e supportatemi.